Salve, salve, benvenuti. Siamo qui nella sede della casa editrice Midgard e io sono appunto l'editore della casa editrice Midgard e mi chiamo appunto Bandini. E siamo qui con la nostra produzione. La casa editrice nasce nel 2004, quindi oramai sono sui 12 anni e mezzo d'attività, compierà 13 anni nell'estate di quest'anno. È nata come un progetto editoriale che ho sviluppato io appunto oramai più di un decennio fa. Cioè io sono nato come scrittore, scrivendo soprattutto racconti fantasy e saggistica letteraria, e mi è nata quest'idea, cioè appunto di fondare una casa editrice fantasy, che pubblicasse fantasy ma che pubblicasse anche altre cose. Infatti Midgard nasce un po' già dal nome, che ha un'assonanza appunto con la terra di mezzo tolkieniana, con la mitologia nordica e scandinava, c'ha già il senso di quello che voleva essere la casa editrice. Infatti nella collana narrativa, che è una delle 7 collane della casa editrice Midgard, si è sviluppato molto questo discorso della letteratura fantasy, della letteratura fantastica, e ho pubblicato nel corso degli anni svariate opere. La casa editrice, come ho detto, appunto ha 7 collane. C'è la collana narrativa, quella che ha portato avanti fantasy ma anche altre opere come opere di giallistica, per esempio, di giallistica, noir, opere, cioè anche horror, e quindi, cioè comunque, a parte il fantasy, pubblichiamo anche altri generi letterari che non siano solo legati alla letteratura fantasy e alla letteratura fantastica. Poi c'è una collana molto importante, che è quella di saggistica. La collana di saggistica ha pubblicato varie opere, sia di filosofia che di critica letteraria, e anche di storia. Qui abbiamo per esempio una storia di Perugia di Paolo De Bernardi, che nel corso degli anni è una storia che ha venduto moltissime copie, perché è una storia della città piccola ma molto agevole e ben fatta. È veramente un'opera di sintesi veramente importante. E poi abbiamo una collana di poesia anche, che è molto importante, che nel corso degli anni ha pubblicato varie opere, una collana di fiabe illustrate, a cui tengo molto, perché comunque le fiabe con le illustrazioni, sia per i grandi che per i piccini, sono sempre delle belle opere. Quindi collana fiabe, collana di poesia, collana narrativa, collana saggistica. Poi abbiamo una collana di teatro, una collana legata ai libri dell'Eros, e un'altra collana che invece pubblica appunto opere di immagini, fotografia, e si chiama la collana Imago. Queste sono le 7 collane della casa cioè editrice Midgard. E quindi, come dicevo, è nata come una casa editrice che puntava soprattutto a pubblicare letteratura fantasy e letteratura fantastica, ma poi si è espansa pubblicando anche moltissime altre cose. E quindi è rimasta nel suo progetto iniziale, perché comunque ancora tuttora ci pubblichiamo moltissime cose fantasy, ma ci siamo anche espansi pubblicando altri generi, sia letterari che di altro tipo. Un'altra cosa importante, a parte le fiere che facciamo in tutta Italia, dalla fiera più importante, che è quella di Torino, fino ad Umbria Libri qui a Perugia, a Terni e a Foligno, e anche i premi letterari. Noi organizziamo 2 premi letterari ogni anno, che sono il premio Midgard Narrativa e il premio Midgard di Poesia, che sono molto hanno un seguito a livello nazionale abbastanza importante. Insomma, è tuttora in corso il premio Midgard Narrativa di quest'anno, che è
per racconti fantasy e per racconti appunto legati al fantasy, e scadrà il 7 marzo e i racconti migliori saranno pubblicati in una antologia che andremo a pubblicare quest'anno. E quindi ecco, il progetto Midgard è nato appunto, come ho detto, 12 anni e mezzo fa e sta camminando su questi binari che sono del fantasy, ma anche di altre cose, insomma, anche di altri generi letterari. Cioè io sono nato come scrittore prima che di mettermi appunto a fare l'editore, sono appunto nato come scrittore, ho iniziato a scrivere sin dalla prima adolescenza e ho pubblicato il mio primo libro di poesia, se non mi ricordo male avevo 25 anni e poi, cioè, piano piano ho sempre continuato a scrivere opere di poesia, narrativa e di saggistica. Sì, io bazzico tutti i tre generi, insomma, e continuo, cioè, tuttora a scrivere. Quindi sono nato come scrittore, poi mi sono messo a far l'editore, però insomma la passione della scrittura, la passione dello studio e dell'arte non mi è mai venuta meno. E fra l'altro ho pubblicato proprio negli ultimi tempi è uscito neanche un mese fa, è uscito un paio di settimane fa quest'opera qua, che è un libro di haiku, quindi sono tornato alla poesia sono tornato appunto alla poesia, che è stato il mio primo genere di pubblicazione. Cioè, una raccolta di haiku l'avevo già pubblicata nel 2005, quindi sono passati circa, oggi siamo nel 2017, sono passati molti anni, però nel corso di questi anni appunto ne ho scritti altri, quindi la raccolta si è insomma arricchita di altre composizioni, e quindi ho deciso nel dicembre dell'anno scorso, quindi un mese fa, di pubblicare una seconda edizione allargata con i nuovi haiku e con la nuova introduzione. Questa edizione poi è anche impreziosita da alcune illustrazioni, appunto, che sono foto di quadri di alcuni autori che, come dire, danno il senso dell'ispirazione di quello che c'è dentro. È quindi un'edizione molto molto differente e anche arricchita rispetto a quella del 2005. Sono passati oramai 12 anni da quella prima opera. Quindi questa è la mia postazione di lavoro. Vi voglio leggere, prima di finire, un pezzo dell'introduzione di haiku, così vi fate un'idea di quello che è il libro e di quello che è anche l'haiku, che è un genere letterario molto particolare che si sviluppa appunto in Giappone intorno al 1700, cioè al 1600, al XVII secolo, e poi arriva anche qui in Europa. Parte chiaramente con una metrica ben particolare e poi invece nel corso soprattutto del Novecento si sviluppa in verso libero, e anch'io scrivo in verso libero. Allora vi leggo un piccolo pezzo. Allora, scrivere haiku non è cosa semplice, anzi è cosa molto difficile, e l'apparente semplicità di questa forma poetica racchiude in sé una estrema difficoltà di composizione. L'estremamente semplice racchiude l'estremamente complesso. L'haiku nasce come una visione improvvisa, brusca, illuminante, è qualcosa che non si costruisce, ma anzi che appare in sé già fatto. Nell'haiku è la natura più profonda delle cose che si rivela. Ecco, questo dà un po' il senso di quello che è l'haiku, di quello che è la poesia haiku e di quello che c'è dentro questo insomma libro mio. Vi ringrazio molto per l'attenzione.